Mauro Berardi mi ha invitato a vedere, andare a vedere uno spettacolo di Troisi. Sono andato a vedere lo spettacolo di Troisi e l'ho trovato veramente interessante. Teatro Tenda. E dopodiché gli abbiamo dato l'incarico di scrivere una storia insieme a uno sceneggiatore. E mancava il regista. Una volta scritta la sceneggiatura, che ha avuto diversi riedizioni, nel senso che c'erano alcune cose che, essendo in dialetto napoletano, pensavamo che il pubblico non potesse capire, però l'intelligenza di Troisi era questa, che anche in teatro le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato dell'azione, di quello che lui voleva dire. Quando ci siamo trovati nella scelta del regista, abbiamo pensato che forse la soluzione migliore è che lo facesse lui. Abbiamo affiancato a un bravo aiuto regista, a un bravo direttore della fotografia, e dopodiché certamente il film ha un grosso vantaggio ad avere una buona costruzione, cosa che bisogna tenere presente, che l'aveva scritto insieme a Troisi Ottavio Iemma, che poi ha tolto il nome su richiesta di Troisi. Io, quando sono andato a vedere Troisi e anche ho visto dei filmati che lui aveva fatto per la RAI, mi sono reso conto che Troisi aveva l'intelligenza e la forza di Edoardo anche nello scrivere, ma era più simpatico. Edoardo, che era certamente un grande autore, certe volte sullo schermo risultava qualche volta antipatico, mentre Troisi ispirava una grande simpatia. I napoletani sono di per sé stesso, hanno una loro comicità tale che la maggior parte dei grossi attori proviene dal teatro napoletano. E Troisi aveva il vantaggio di essere convincente nei confronti del pubblico, attraeva il pubblico, e questo è stato il grosso successo del film. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto la prima del film e siamo andati a Messina, non gli importava nessuno di questo film. Poi, dopo il primo giorno, balzato improvvisamente in testa agli incassi, allora è stato il grande successo. Nel panorama attualmente esistente non mi pare che ci sia una persona che possa avere la stessa statura e presenza di Troisi.